Vergine, buon pomeriggio. Anche per voi l'oroscopo settimanale che va dal 17 al 23 giugno 2024. Vediamo questa settimana per voi che cosa riserva. Nel frattempo ricordo di iscrivervi al canale e di spuntare la campanellina per rimanere aggiornati se ancora non lo avete fatto. E se avete bisogno di ulteriori informazioni trovate il mio numero di telefono nella voce descrizione che si trova sotto al video. Poi nella community potete anche dare una sbirciatina per quanto riguarda l'abbonamento a questo canale per chi fosse interessato. Detto questo, quindi andiamo a vedere per la Vergine, Sole, Venere, Ascendente, Luna, per chi appartiene a questo segno. Allora, per la Vergine, Sole, Ascendente, Venere e Luna in questo segno, vediamo un po' dal 17 al 23 giugno 2024 che cosa può accadere in questa settimana, quali sono le novità che la Vergine deve venire a sapere. Emergeranno verità, novità, emergerà qualcosa, verrà a galla qualcosa che in un certo qual modo comunque vi darà equilibrio e stabilità. Sono delle situazioni che emergono, che magari sono comunque nascoste, riguarda inganni, bugie, tradimenti, situazioni comunque negative, dove deciderete comunque di dare un taglio netto. Voi avrete il vostro trionfo, manterrete il vostro equilibrio, la vostra stabilità o riporterete la vostra vita al vostro equilibrio e alla vostra stabilità. Qualcuno di voi incontrerà qualcuno nuovo. Quindi ci sarà per i single un nuovo incontro, mentre altri di voi avranno proprio il trionfo sulle problematiche che sono presenti a casa, in famiglia, nella coppia. Andiamo a vedere, andiamo a chiarire le carte, vediamo questo due di bastoni rovesciato, quale altra informazione vuole dare alla Vergine nella settimana che va dal 17 al 23 giugno 2024. Emergeranno delle verità, delle novità che in un certo qual modo porteranno comunque a un miglioramento. A voi porteranno a dover concludere, finire una determinata situazione, quindi metterete i puntini sulle i, andrete verso la vostra fortuna, verso la realizzazione di quello che volete. Nonostante tutto, questa situazione vi provoca una certa sofferenza, un certo dolore, ma manterrete il vostro equilibrio e la vostra stabilità. Quindi andrete a pianificare determinate cose. 4 di coppe. 4 di coppe. Quale altra informazione vuole dare alla Vergine dal 17 al 23 giugno 2024? Il vostro equilibrio e la vostra stabilità potrebbe anche dipendere da una situazione magari nuova, trovarvi di fronte a una nuova conoscenza. Qualcun altro invece, chiaramente questo è per i single, qualcun altro invece dovrà mettere dei puntini sulle i, come vi ho detto, di fronte a delle problematiche che possono esserci, e quindi riportare l'equilibrio e la stabilità nella propria vita. Qui c'è proprio un dolore che sentite in merito a delle bugie, inganni, tradimenti, dove comunque cercherete in tutti i modi di allontanarvi da queste situazioni. Infatti qui vedo la chiusura. 9 di coppe rovesciato. Quale altra informazione vuole dare alla Vergine dal 17 al 23 giugno 2024? Qui c'è proprio una lotta, un lottare di fronte a queste menzogne, un cercare comunque di raggiungere il proprio beneficio, cioè l'arrivare a un determinato obiettivo, avere una certa serenità, a livello anche sentimentale, amoroso, visto che queste bugie, questi inganni portano comunque a degli ostacoli. Qui è proprio la coppia, bugie, inganni e tradimenti dovuti nella coppia, magari o a causa della persona di vostro interesse o a causa di terze persone,
Quindi si lotta per raggiungere una certa serenità. Vediamo questo 3 di bastoni rovesciato, quale altra informazione vuole dare al segno, alla Vergine, dal 17 al 23 giugno 2024. Qualcuno si sente di essere lasciato da solo, al freddo, nelle problematiche, quindi decide di chiudere con determinate situazioni, con determinate persone. Ci sono delle difficoltà a livello sentimentale, dove si deve andare a chiudere comunque sia un ciclo. Si pensa in che modo fare per dover chiudere un ciclo. Qualcuno deve essere trasparente, chiaro nel dover parlare, nel dover comunicare determinate cose. Però poi alla fine si chiude questo ciclo e si arriva comunque a un trionfo. Vediamo questo asso di denari, quale altra informazione vuole dare alla Vergine dal 17 al 23 giugno 2024. Determinate situazioni di un passato recente passato portano una certa situazione a cambiare comunque in negativo e ci sono delle novità, ok? Portano proprio a fare in modo che ci siano delle problematiche. Io tutte queste problematiche sinceramente non le vedo perché vedo comunque da parte vostra un vostro trionfo, quindi riuscirete a superarle queste difficoltà, magari cercando anche di entrare in conflitto con qualcuno. Però vi farete sentire, lotterete per farvi sentire, lotterete per riportare nella vostra vita equilibrio e stabilità, per far migliorare le cose o per cercare voi di fare andare le cose in un determinato modo, a secondo di come volete. Andiamo a vedere per la Vergine dal 17 al 23 giugno 2024 come si chiude, come si conclude questa settimana. Grandi, grandi lottatori, effettivamente. Qui c'è qualcuno che lotta per voi o voi che lottate per qualcuno e si pensa bene a questa grande lotta come deve essere. Una lotta, un cercare di non mettersi da parte, ma un lottare, cioè pensare bene a come fare per arrivare al vostro trionfo su situazioni che non sono ancora chiuse, non sono ancora definite, quindi mantenere la stabilità. Cercare di mantenere il vostro benessere fisico ed emotivo, nonostante le difficoltà, superare comunque determinate difficoltà. Probabilmente è dovuto anche a delle terze persone, magari altre situazioni. Non è detto che ci sono comunque delle problematiche per forza nella coppia o per forza nella persona di vostro interesse. Potrebbero anche riguardare situazioni esterne che si presentano e che vanno a creare delle difficoltà nella coppia, dove proprio la coppia, perché vedo comunque entrambi, proprio la coppia in un certo qual modo cerca di lottare di fronte a situazioni comunque negative. Adesso andiamo a vedere invece per voi della Vergine a cosa dovete prestare attenzione in questa settimana. Allora, per la Vergine dal 17 al 23 giugno 2024, cosa deve prestare attenzione maggiormente in questa settimana? Ci siete voi a livello sentimentale, casa, amore, legame, quindi nel vostro legame. Vediamo per la Vergine, nella settimana che va dal 17 al 23 giugno 2024, a cosa deve prestare attenzione maggiormente. Oddio. Dovete prestare attenzione
ok, ha degli eccessi, ha uno stato magari troppo morboso nei confronti di una situazione, nei confronti comunque di qualcuno. Probabilmente vi aspettate delle prospettive, vi aspettate qualcosa, volete raggiungere comunque un livello, un qualcosa. Ok, qui io vedo che prestate attenzione a come dovervi muovere, a come dover andare avanti. Perché? Perché potrebbe esserci eventualmente un tradimento da parte di qualcuno, ok? Magari anche in un affare, in un qualcosa che dovete portare avanti. Qui c'è dell'insidia, dell'ipocrisia. Andiamo a chiarire semplicemente una carta. Quindi perché c'è questo K di quadri? K di quadri per la Vergine in questa settimana dal 17 al 23 giugno 2024. K di quadri. Ok, allora attenzione, perché vi verrà fatta questa settimana una visita che in un certo qual modo per voi potrebbe essere una riuscita, un certo sollievo, però potrebbe verificarsi eventualmente un tradimento potrebbe essere magari da parte di amici, magari da parte di terze persone, quindi qualcuno vi viene a far visita in questa settimana, dovete soltanto prestare attenzione perché mentre voi vi aspettate, avete una prospettiva diversa, magari nell'incontro con questa persona, effettivamente sotto potrebbe esserci qualcosa, potrebbe esserci magari qualcuno che vuole semplicemente irritarvi o vuole semplicemente crearvi, ecco, delle difficoltà. Quindi attenzione maggiormente a questo in questa settimana. Vi ringrazio, carissimi amici della Vergine, noi ci sentiamo alla prossima e vi auguro una buona giornata. A presto.